considerando la teoria che ho annunciato prima, si cerca di indirizzarla su questi suoni chiusi, e in questo ci vuole una grandissima fiducia, secondo me, dell'allievo, e deve ciecamente fidarsi dell'insegnante quando gli dice che un suono è bello, anche se lui dentro la gola e nelle sue risonanze con i suoi orecchi, quindi lo sente brutto. Sì. Il meccanismo più complicato incomincia con la respirazione. Ecco. La respirazione per l'uomo è diaframmatica, senza ombra di dubbio. Io sono donna, Luciano, respiro così anche. E ho notato che tutte, adesso in questo caso parlando di donne, le più grandi cantanti, facendo anche i nomi, Caballé, Nilsson, Sutherland, la Scotto, tutte, respirano tutte così. Ma quindi, per il soprano è proprio lì invece, Luciano, respirando diaframmaticamente basso un po', quando vengono i passaggi medio-gravi per il soprano è più difficile tenerli, capisci? E allora ci vuole un grande studio, un grande controllo, perché è un po' più difficile. Ti aiuta molto di più quando vai negli acuti. Però per una donna non è molto naturale questa respirazione. Allora ci vuole una grande costanza, una grande pazienza e un grande lavoro. Che per me sarebbe sufficiente guardare un bambino che piange nella culla per avere l'esatto supporto. Difatti, se voi osservate un bambino che piange, i bambini possono piangere per 10 ore in fila. Perché appoggiano sempre sul diaframma, sì. Voi vedete lo stomaco che è sempre una pompa continua. È famosa la frase che vecchia di secoli, che dice che il palcoscenico è il più grande maestro di canto, che dice: cantare come Caruso vuol dire sentire come Caruso. La voce si forma in gola, Sì. Allora il discorso, quando si dice non cantate ingolato, è perché il diaframma non riesce a buttare fuori dalla gola la voce, perché anche le più grandi voci del passato erano voci che partivano dalla gola. Poi il diaframma riesce a spingere così tanta aria, sì, attraverso le corde vocali, che le fa vibrare come molto, quella di una tromba. Quando invece le corde vocali non riescono a vibrare con abbondanza, diciamo così, si sente questo suono che diventa ingolato. Ma io ho molto più fiducia di una voce corta che però canti bene appoggiato nel centro, che non uno che abbia solo gli acuti e che non riesca a timbrare la voce quando dice "se quel guerriero io fossi", per esempio. Io sono d'accordo con te, perché con lo studio si sono visti dei casi che hanno acquistato delle note piano piano, e tutto dipende di vedere se questo ha la voce larga perché la fa troppo larga e se deve ridimensionare tutto il centro, un po' cercando la qualità e non la quantità per poter sfruttare le note acute. Qual è il sistema migliore per prendere un acuto? Cioè sentire il diaframma basso pronto a scattare per sorreggere la nota. Andava lassù a fare i vocalizzi e io l'ho aspettato di sotto, ero un ragazzetto proprio, avevo avuto 12 anni. Così. E l'ho aspettato di sotto e ho detto: "Ma maestro, quanti anni ha studiato?" E lui mi ha detto: "Ho finito un quarto d'ora fa." Secondo me il giovane non deve tanto preoccuparsi di fare dei suoni piani, deve preoccuparsi di fare dei suoni belli, tranquilli, messi in posizione giusta, che possa avere una certa uniformità di voce. Il piano è una cosa che di solito si conquista, è una rifinitura che di solito si conquista entro i primi 2 o 3 anni di canto sul palcoscenico. Io non so, posso dare un esempio qua, quando canto nella Bohème, il Don degli Etussi, quando devo fare verso il finale, bada, no? Che lo faccio pianissimo, naturalmente tutto bene, questo io prima di attaccare questo bada dentro di me, nella mia testa, io sto pensando a una N, bada, e sono là. Ma se faccio ba, mi può portare la bassa? Io sto già pensando a una N, bada, e viene giusto. Cosa. E qual è l'importanza della mandibola? Molte volte si sente dire tenere il mento leggero, il mento molto leggero, tanto è vero che molte cantanti, quando cantano, si vede proprio il mento che balla. Se balla non va bene, cioè, la posizione ideale sarebbe la posizione dello sbadiglio, sì. Ha capito?